In questa lezione parleremo del flusso di un vettore attraverso una superficie curva. E però mi corre l'obbligo prima, in sede introduttiva, di fare alcune precisazioni, perché poiché queste video lezioni io le socializzo anche in vari gruppi di cultori di matematica, eccetera, da alcune critiche, dei giudizi, eccetera, che sono pervenuti a queste video lezioni, mi corre l'obbligo di precisare qualcosa. Allora, innanzitutto il concetto di flusso di un vettore è un concetto di quello che ho detto io nella lezione precedente, attiene all'algebra vettoriale, non all'analisi vettoriale. Nel momento in cui parlo di flusso di un campo vettoriale variabile attraverso una superficie curva, allora sì che dovrò coinvolgere i concetti di analisi vettoriale, perché dovremo coinvolgere, come vedremo oggi, il concetto di limite. Ma limitatamente al flusso di un vettore attraverso una superficie piana, il concetto è di analisi di algebra vettoriale e non di analisi vettoriale. Prima precisazione. Seconda precisazione. Qualcuno dice che il concetto di flusso di un vettore non ha senso perché bisogna parlare di flusso di un campo vettoriale. Non è vero. Il concetto di flusso di un vettore ha senso e si può dare benissimo il flusso di un vettore, e chiaramente poi viene applicato a un campo vettoriale, cioè a un campo vettoriale variabile. D'altronde, sarebbe bello vedere in questo libro, come in tanti libri universitari, sarebbe bello vedere in questo libro, quando parliamo, dunque, parla del, introduce il flusso. Ecco, io non lo conoscevo, la pagina particolare di questo libro non la conoscevo, però siccome io mi sono espresso in quel modo, poi sono voluto andare veramente a vedere se nei vari testi, possibilmente universitari, il concetto di flusso di un vettore non abbia diritto di cittadinanza, perché questo mi è stato detto, che il flusso di un vettore non ha senso. Non è vero, ha senso. Io prima faccio capire al ragazzo cosa sia il flusso di un vettore attraverso una superficie piana e magari considero un solo valore del vettore del campo vettoriale, e quindi è come se il vettore fosse unico, perché voglio fargli capire il discorso tra il vettore, tra l'orientazione del vettore e l'orientazione della superficie. Poi parlerò di flusso di un campo vettoriale. Infatti, questo testo, un testo normalmente adottato nelle università italiane, Elementi di fisica di Mazzoldi e Nigrovoci, a pagina 45 dice: il concetto di flusso di un vettore attraverso una superficie verrà compiutamente esposto nel paragrafo 3.1. Il concetto di flusso di un vettore attraverso una superficie. Quindi il concetto di flusso di un vettore attraverso una superficie esiste. Chiaro? E qui vediamo se riusciamo ad inquadrare la frase sottolineata: il concetto di flusso di un vettore attraverso una superficie. È chiaro? Il concetto di flusso di un vettore attraverso una superficie. Quindi questo concetto, il concetto che io ho utilizzato nella video lezione precedente, esiste. Chiaro? Ecco, detto questo, perché purtroppo evidentemente tra docenti c'è tantissima gelosia, non so, tantissima voglia di farsi vedere, di dire la propria espressione e di criticare soprattutto chi lavora, perché come ho detto al bravissimo Antonio Concas che mi ha regalato la lavagna, solo chi lavora può essere in grado di capire chi lavora, chi non lavora critica chi lavora. Ecco, diciamo, sgombrato il campo da queste disquisizioni, che a mio avviso lasciano il tempo che trovano, adesso parliamo del flusso di un vettore attraverso una superficie curva. Magari precisiamo adesso che il concetto di flusso di un vettore vale la pena applicarlo a un campo vettoriale. E per esempio, campo vettoriale che cos'è? Un campo vettoriale è una funzione vettoriale del posto, cioè una funzione che ogni punto dello spazio associa un vettore. Per esempio, il campo elettrico normalmente è un campo vettoriale, perché in ogni punto, se c'è una carica elettrica, anche puntiforme, che genera un campo elettrico, in ogni punto dello spazio io avrò il vettore campo elettrico, quindi avrò il campo vettoriale. Cioè, in ogni punto dello spazio, per ogni valore delle coordinate spaziali x, y e z, io avrò un valore del vettore campo elettrico in quel punto. E quindi ha senso calcolare il flusso del campo elettrico attraverso una qualunque superficie. Un'altra
un'altra idea di campo vettoriale te la può dare il campo delle velocità di un fluido. Se tu immagini un fluido, un liquido, per esempio l'acqua che scorre in una condotta, è chiaro che ogni punto dell'acqua ha la sua velocità, quindi in pratica se tu ti immagini il vettorino velocità dell'acqua associato ad ogni particella dell'acqua, quello è un campo vettoriale, un campo vettoriale di velocità e non un campo vettoriale di un campo vettoriale elettrico, ma è un campo di velocità. E allora in quel caso possiamo calcolare il flusso del vettore velocità nella fluidodinamica. Nella elettrostatica parleremo di flusso del vettore del campo di flusso del campo elettrico. Ma quello che a me interessava nella prima lezione era proprio farti capire il concetto di flusso di un vettore, perché è chiaro che io il flusso prima lo devo saper applicare, lo devo saper calcolare del singolo vettore, poi lo calcolerò del campo elettrico, ma prima devo parlare di flusso del singolo vettore attraverso una superficie. Mi sembra di tutta evidenza. Allora, adesso vediamo, per esempio, non necessariamente nel caso del campo elettrico, però immaginiamo un campo vettoriale V e che quindi a ogni punto dello spazio abbia applicato il suo vettore V, e consideriamo il flusso attraverso una superficie curva S, no? E qui questo è uno dei vettori del campo vettoriale, uno solo degli infiniti. Questo vettore poi è chiaro che prima o poi potrebbe pensarsi applicato a un punto qualunque della superficie. Ci siamo? Oh. Ammettiamo magari per semplicità adesso che comunque questo campo vettoriale sia un campo vettoriale costante, cioè che il modulo del vettore campo elettrico sia costante, ne sia costante anche l'orientazione. E se è costante il modulo, i vari vettori che V sono costanti sia in modulo che in direzione e verso, come calcoliamo, quindi facciamo questo caso particolare prima, come calcoliamo il flusso del vettore V attraverso la superficie S? In particolare dobbiamo estendere la definizione data ieri per il flusso attraverso una superficie piana, perché non essendo la superficie più piana, il versore normale orientato in senso uscente varia da punto a punto, perché per esempio qua sarà orientato così, qua sarà orientato così e qua sarà orientato così. E chiaramente, siccome la superficie, essendo curva, varia la sua orientazione punto per punto, pure la normale, per esempio, vedi, se questa è una prospettiva della superficie che è curva, qui il vettore n sarà così, qui sarà così e qui sarà così. Cioè, praticamente, avremo punto per punto il vettore n che varia. E allora, come facciamo a estendere quella definizione data ieri? Lo ripeto e lo ribadisco, phi di v attraverso s, v scalare n per s. La superficie costante, quindi un valore unico, la superficie praticamente non è più piana. Quindi io il versore normale n devo farlo cambiare da punto a punto. E come si fa? Come si estende questa definizione di vettore attraverso una superficie, il flusso attraverso una superficie piana, al flusso indipendentemente dal fatto che se V sia un vettore unico o un campo vettoriale, questo non ha importanza, attraverso una superficie curva? Allora, se il vettore, uno dei vettori V è questo e la superficie è questa, vedi, l'unica cosa che noi possiamo fare per estendere questa definizione al caso generale della superficie curva S, sai cos'è? È suddividere questa superficie in tante piccole parti. Immagina come se fosse rattoppata, vedi, in tante piccole parti, in modo tale che ogni singola parte, tipo quella che vedi io adesso ombreggio in figura, ogni singola parte sia talmente piccola da poter considerarsi piana. Allora, se questa parte qui viene considerata piana, il versore normale ha un valore unico. E anche il vettore V, se dovesse variare, all'interno di questa superficie comunque avrebbe pure un valore unico, anche se V stesso dovesse variare, ma noi facciamo il caso per semplicità che V sia costante. Mi spiego? Quindi, se io praticamente, è ovvio che questa approssimazione, come potrei fare poi? Calcolo il flusso delta F1 attraverso la superficie delta S1, poi calcolo il flusso delta F2 attraverso la superficie delta S2, poi calcolo il flusso delta Fn attraverso la superficie delta Sn, che è l'ultima in basso a destra. Delta S1 è la prima in alto a sinistra, delta Sn è l'ultima in basso a destra. Chiaro?
Ora, calcolo questi contributi elementari al flusso e potrò dire quindi che il flusso totale del vettore V attraverso la superficie S è la somma di tutti questi flussi parziali, di tutti questi contributi parziali. Chiaramente è un'approssimazione che faccio, cioè devo scrivere che φ di V attraverso S è all'incirca uguale a delta φ1 più delta φ2 più delta φn, vero? All'incirca, cancello il disegno che poi rifaccio magari dopo, più delta φn. E non so, anzi, lo rifacciamo qua il disegnino, vedi? Ecco, e questa è la superficie magari delta SI, la superficie delta SI col vettore normale NI. E allora, che cosa succede? Delta φ1 sarà uguale a V scalare N1 delta S1. Delta φ2 sarà uguale a V scalare N2 delta S2. Vedi, se poi V variasse, qua dovremmo mettere V1, qua V2, ma sarebbe la stessa cosa. Più V scalar N con N delta S con N. Mi spiego? Ma questa sarebbe un'approssimazione, perché io ho detto, vedi, se le superfici sono veramente piccole, 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 allora possono essere considerate piane. Come una curva, se tu hai una curva anche accentuata o elevato raggio di curvatura, con una grande curvatura, se tu consideri una piccola porzione di questa curva, praticamente puoi considerarla rettilinea. Mi spiego? Quindi, pure se hai una superficie curva, tu ne consideri un piccolissimo pezzettino, quel pezzettino può essere considerato piano. Allora ha senso parlare di versore normale. Ci siamo? Ma allora questa comunque è un'approssimazione che tanto sarà più valida quanto più, tanto sarà valida quanto più varie porziuncole in cui abbiamo suddiviso la superficie sono veramente piccole. Quindi se tu una superficie curva la dividi in 10 parti, hai un'approssimazione del flusso. Se la dividi in 100 parti è un'approssimazione molto migliore. Se la dividi in 1000 parti è un'approssimazione migliore assai ancora. E se la dividi in 1000 miliardi di parti avrai praticamente avrai l'esattezza. Mi spiego? Cioè, come facciamo a togliere il simbolo di uguaglianza approssimata e a mettere il simbolo di uguaglianza normale? Cioè, approssimativamente, quello che voglio dire io, approssimativamente il flusso del vettore V attraverso la superficie S è questo. Yeah. Ecco, allora, praticamente, noi qui di V attraverso la superficie S è all'incirca uguale a questa quantità qua. Quantità, tra l'altro, che possiamo esprimere col simbolo di sommatoria, no? Perché se sei del terzo liceo scientifico magari non l'avrai mai visto, ma se sei uno studente del primo anno di università sicuramente lo avrai visto. Sommatoria per i variabili da 1 a n di V scalare Ni delta Si. Chiaro? Ma questa è sempre un'uguaglianza approssimata. Un'approssimazione che tanto più sarà buona quanto più le porziuncole in cui noi suddividiamo la superficie sono veramente piccole, piccole, piccole. Ma allora, come facciamo a far sì che queste porziuncole siano piccole, piccole, piccole? Evidentemente dobbiamo suddividere la superficie in un numero molto grande di parti, in modo che ciascuna parte sia molto piccola. Chiaro? Cioè dobbiamo fare il limite per n tendente all'infinito di questa quantità qua. Cioè io suddivido la superficie in n parti, ma poi questo numero n lo faccio tendere all'infinito. Cioè opero, faccio l'operazione di passaggio al limite. Ecco che qui il concetto di flusso da tipicamente di algebra vettoriale diventa di analisi vettoriale, ma solo a questo stadio, fin qui no. Il concetto di limite non era coinvolto, quindi si parlava di flusso come concetto tipico dell'algebra vettoriale, non dell'analisi vettoriale. Allora, se vedi, io posso sostituire il concetto di uguaglianza approssimata al concetto di uguaglianza precisa se faccio il passaggio al limite. Quindi, φs, allora, praticamente, il flusso del vettore V attraverso la superficie S è all'incirca uguale alla sommatoria per i variabili da 1 a n di V scalare Ni
delta SI. Invece, se voglio togliere il simbolo di uguaglianza approssimata e fare un calcolo preciso, phi di V attraverso la superficie S, ma un'operazione matematica che bisogna fare, l'operazione di passaggio al limite, allora mettiamo l'uguaglianza precisa, ma facciamo il limite per n tendente all'infinito di sommatoria per i variabili da una n di V scalare ni delta SI. Allora, questo è il flusso attraverso la superficie curva S, ma dobbiamo fare un'operazione di passaggio al limite e quindi il nostro concetto di flusso non atterrà più all'algebra vettoriale, ma ovviamente all'analisi vettoriale. Dobbiamo fare il limite per n tendente all'infinito. Attenzione, guarda che per me l'infinito, soprattutto in matematica, non può mai avere, deve sempre avere un segno, si tratta di più. Allora, quindi facciamo il limite, qua io non metto il segno più infinito meno infinito, perché guarda che l'infinito dovrebbe sempre avere il segno, soprattutto dal punto di vista matematico. Qua io non metto il segno perché in fisica si intende più infinito, perché noi è chiaro, siamo il numero dei pezzettini in cui suddividiamo la superficie, quindi stiamo parlando di una quantità positiva, saranno 100, 1000, 1 miliardo, perché facciamo tendere n all'infinito, ma si tratta dell'infinito positivo. Io qui non metto il segno non perché l'infinito non debba sempre assolutamente avere il segno, e che in fisica possiamo sottintendere il segno più. Ci siamo? Non si tratta di infinito senza segno, quantità per me assolutamente inesistente, di cui purtroppo i libri di analisi matematica fanno larghissimo uso. Quindi limite per n tendente all'infinito di sommatoria per i variabili da una n di v scalare ni delta SI. Questo è il flusso del vettore v, campo vettoriale se vuoi puoi dire, attraverso la superficie curva S, nel caso in cui v sia costante, ma se v dovesse cambiare istante per istante non cambia assolutamente nulla agli effetti di questa definizione, ai sensi di questa definizione. Cosa ci rimane da dire? Un altro battesimo, una definizione. Che cosa battezziamo? Come battezziamo il limite per n tendente all'infinito di una sommatoria? Cioè una sommatoria di infiniti termini? Facciamo un battesimo, la chiamiamo integrale. E questo è un integrale di superficie, cioè anziché dire limite per n tendente all'infinito di sommatoria per i variabili di una n, io che faccio? Utilizzo questo simbolo qua, che si chiama integrale di superficie, e scrivo semplicemente v scalare n ds o in ds, v scalare n ds, quindi il flusso di un campo vettoriale, di un vettore v attraverso una superficie curva è un integrale di superficie. L'integrale esteso appunto a quella superficie lì della quantità v scalare n ds. Integrale di superficie esteso alla superficie S di V scalare N ds, cosa significa? Significa limite per n tendente all'infinito di sommatoria per i variabili da una n di V scalare N delta SI. Ovviamente se scrivi integrale esteso a S di V scalare N ds risparmi un po' di penna, un po' di gesso, insomma un po' del materiale di inchiostro del materiale con cui scrivi. Chiaro? Quindi possiamo dare questa definizione. Flusso del vettore V, possiamo anche dire campo vettoriale, non cade il mondo. Flusso del vettore V attraverso la superficie S, l'integrale di superficie esteso appunto alla superficie S di V scalare N ds. E abbiamo il flusso nel caso generale, cioè attraverso una superficie curva. In queste video lezioni io intendevo parlare, sia di quella di ieri che quella di oggi, intendo parlare del flusso in generale, senza cioè applicarlo, non so, al caso della fluidodinamica o al caso dell'elettrostatica. Se hai capito qualcosa, appunto, metti un like. Arrivederci.